Buongiorno, buongiorno, un buon dì e come sempre un saluto a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora, sempre per la serie della serie. Si continua con quella che è l'Eivol Saga e a seguire giustamente, per quello che era l'ordine, la correttezza, dopo il 2. Si parte con cosa? Non lo sapete perché non si vede, non si legge nemmeno. Questo gioco non ha un menu iniziale quando parti, non ha un titolo, te lo dai in un secondo momento. Comunque, Resident Evil 3, effettivamente, sempre il remake. Resident Evil 3 Remake che ha sollevato qualche polverone. Perché probabilmente di tutti i remake usciti fino ad ora è quello meno completo. Non voglio dire brutto, ma meno completo, che forse è anche peggiore dell'essere brutto effettivamente. Brutto taglio a quella che è la torre dell'orologio, situazioni cambiate in maniera non forse così brillante, ma va bene, è capitato. Fortunatamente si sono rifatti con quello dopo. Va bene. E va bene. Io direi, bando come sempre alle ciance, ciancio alle bande. Ah, i costumi. Jill, abbiamo quello predefinito, quello classico, se vogliamo, e Carlos che è Carlos, non ha tutta sta grande varietà realmente. Vogliamo partire, sì. La difficoltà, Madonna. Allora abbiamo standard. Noi abbiamo assistita, mai. Standard, estrema. Incubo. E inferno. Guardate, considerando le mezze cagates che stavo per arrivare a fare con il 2, io manterrei comunque standard. Penso che sì, andiamo a standard e non ci distruggiamo troppo l'animo. Quindi via. Cazzo, in iniziale muto. L'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Giorno Phoenix! Com'è? Come andiamo? Come sta andando? Come procede? Scusa, mi ero mutato durante la cutscene. Aia. Eccoci. Ah. Che situation un po' così, eh?
Piove. Abbassa infatti, perché sennò prendiamo una broncopolmonite di quelle importanti, quindi vorrei evitare. Il periodo è quello alla fine, ci siamo anche. Umbrella. Annette Birkin? Teoricamente. Che situazione. Aila, salve. Il bagno. Jill, bella lei. Bella lei. Jill è bella. Jill è bella, non gli si può dire nulla di sbagliato e di problematico. Chiudiamo l'acqua, infatti, niente sprechi. Oh, no. Brutta roba, brutta roba. Si procede? Meno male. Si deve sempre procedere, si deve sempre andare avanti. Sempre. Porca troia, sì. Po Questo uomo mi perseguita. Escape. Ah, Raccoon City, 28, 29 e 30. Peggior mese della mia vita, settembre. Poi dirò addio a questa città. Ok. Quello chi? Non riesco a riconoscere il soggetto in foto. Va bene. Abbiamo una lanterna di quelle molto old gen. Succede lì fuori. Il dramma. Il dramma, Jill. Che succede? Siamo nella merda, Jill. Sappilo. E poi. Ma questo tutti giusti i. Sì, sono giusti i. Come schifezza si chiamano? I tags, una volta li cannavo. Ula. Lore. Rapporto di Jill. 26 settembre 1998. Sono già passati 2 mesi dall'incidente provocato dall'Umbrella. A causa della mia sospensione, le indagini non sono proseguite come speravo. Molto probabilmente questo rapporto su ciò che ho scoperto sarà il mio ultimo lavoro come agente Stars. Posso solo sperare che aiuti a far scoprire la verità. Il virus T. Le persone infette da questo virus sembrano trasformarsi letteralmente in zombie. Il virus pare diffondersi con diverse modalità. Le modalità. Attraverso i fluidi corporei. In maniera particolare, tramite la saliva, trasmessa a seguito di un morso o di un limone duro, mi verrebbe da dire. Attraverso il contatto con i corvi o altri rapaci che si sono cibati di una carcassa infetta, non è da escludere la diffusione attraverso le vie aeree, vista la resistenza del virus. Noi, che siamo sopravvissuti all'incidente, non mostriamo alcun sintomo. Non è chiaro se ciò che sia dovuto a un lungo periodo di incubazione o perché ci siamo. Ah, ok, virgola, giustamente. Noi abbiamo avuto un lungo periodo di incubazione, virgola, o perché ci siamo rivelati immuni all'infezione. Dobbiamo rimanere allerta, anche dopo la conclusione delle indagini. Personalmente, a parte una leggera insonnia, credo di stare bene, ma non dovrei essere troppo ottimista. C'è sempre la possibilità che l'incubazione duri più a lungo di quanto precedentemente ipotizzato. E lì sono cazzi. Appunti sulle indagini. Umbrella? L'Umbrella, azienda farmaceutica leader nel settore. Ricerche focalizzate sullo sviluppo di armi a scopi militari, effettuate sotto la facciata di azienda farmaceutica. Sviluppa armi biologiche in segreto. 2. Diffusione del virus T dai laboratori su Monti Arklay.
causa dell'incidente alla villa. 3. Collusioni con i vertici della città di Raccoon City. Ingenti somme di denaro donate al sindaco Warren. Controllo e influenza su tutta la città. Ok. Altra lore? Non sembrerebbe avere altra lore. Ok. Qua che abbiamo? Ula. Messaggio da un collega. Per Jill Valentine. Ehi, fenomeno, come te la passi? Non riesco ancora a credere che Iron ti abbia sospesa. Ok. Dovrebbe piuttosto darti una medaglia per essere uscita viva da quell'inferno a luglio. Comunque, immaginavo che avresti continuato a ficcare il naso. È successo tutto così in fretta. Vorrei continuare a tenere un basso profilo per la mia sicurezza. Spero tu non ce l'abbia con me per questo. Gli Stars erano l'orgoglio del nostro corpo. Quando il capo ci ha sciolti, ho davvero pensato che sarei rimasto disoccupato. Gira voce che stai per lasciare Raccoon City. Immagino che tu non abbia preso bene questa cosa della sospensione del servizio. Promettimi solo che starai attenta. L'Umbrella non se ne starà di certo con le mani in mano mentre cerchi di combattere la loro organizzazione. Organizzazione! Ripeto. Guardati le palle e spalle, Jill. Le palle. Anche no. Brad Vickers, Stars, Alpha Team, Semper Fidelis. PS. Ho pensato di inviarti questo messaggio tramite il fattorino così che nessuno potesse intercettarlo. Goditi la maxi pizza con salame e da parte di tutti i colleghi. Ma guarda che meraviglia! Che. Cioè, voglio dire. Ma un regalo di questo? E che roba? Roba clamorosa. Ma che bella, che buona soprattutto. E poi accanto c'è una zuppa di sbobba di quelle importanti. Gnam gnap, gnam gnam gnam. Gnam gnam, gram gnam. Ah, forse gnam volevi dire, vabbè. Allora, ora sto pensando. Allora, a livello. Aspetta, ma non posso tipo dare un mozzicone? Non si può, vero? Niente. Pazienza. Qua c'è il cartone, qua c'è l'immondizia. Gnam, ok. Allora, qua che abbiamo? Minados Pizza, anytime, anywhere delivery. Soffre di un po' di. Cos'era l'astigmatismo quando ci si avvicinava? Perché soffro di miopia, io da lontano faccio più fatica. Lei vedo però che avvicinandosi comincia a blurrare la visuale. Cazzarola Jill. Una visita oculistica urge in questi casi. I donut della luna. Ok. Si torna al cesso. Accendiamo la luce. Ok. Lavatina di faccia. Bella, bella, bella come sempre. Gname, che cos'è oggi? Vabbè, capita, sono le 9, le 9 e 11 in questo esatto momento, quindi ci può stare. Che diavolo è? Rivediamo Jill in tutta la sua bellezza. Che miseria, sei bella comunque, è vero? Arrivo, 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 arrivo. Però posso esplorare ancora. Ah, ora questo lo posso aprire. Va bene. Bakery bread. E lo possiamo chiudere. Per come l'ho aperto. Per come l'abbiamo aperto, l'abbiamo chiuso. Un attimo, cazzarola, infatti. Mamma mia, che pressure. Ecco, devo leggere questa col cellulare che col telefono che squilla. Lettera non inviata. Sono prigioniera nella mia stessa casa.
Vedo spesso degli uomini nell'edificio dall'altra parte della strada osservarmi dalle loro finestre. Li avrà mandati Irons o sono nell'Umbrella? Non che questo faccia molta differenza, in realtà. So cosa stanno cercando di fare. Vogliono sfiancarmi mentalmente, tormentarmi. Ci stanno riuscendo. Ho perso l'appetito e anche il sonno. Sento che sto impazzendo, mi sento come un morto che cammina. Ma non gliela darò vinta. Devo andarmene da questa città e fare in modo che la gente sappia cosa sta succedendo. Temo che manderanno qualcuno per farmi tenere la bocca chiusa. Il fattorino. Se dovessi venire a sapere che mi hanno uccisa, o peggio, sarai tu a dover riprendere le indagini, da dove le ho interrotte. Ti allego i documenti in mio possesso, troverai tutte le informazioni necessarie, sempre se questa busta ti arrivi intatta. Andrò via di notte, tra 5 giorni. Augurami buona fortuna. Ok, però non è stata mai inviata, effettivamente. Va bene, direi che rispondiamo perché sennò. Puoi richiamare più tardi? Puoi richiamare più tardi? No, rispondiamo ora, dai. Dai, 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 Jill. Facciamo le persone corrette, Pronto? educate. Oh, Stai cazzo. bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì, ora, subito! Ok, fammi prendere. Ah, forse non c'è tempo. Merda. Aveva ragione Brad. Eccolo. E questo già avrebbe ucciso chiunque, secondo me. Il Nemesis. Oh merda. Jill, secondo me della porta gliene può fregare relativamente poco. Corri. Oh merda. Ok. Via, via, via. Devo andarmene da qui. Sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Il nastro giallo, classico. Che sta succedendo? Vediamo un po' da qua sopra la situazione. Forse non conviene aspettare con il tizio. Oh no. Poraccio. Bene, scusami, non voglio ridere, però è morto in un modo un po'. Va bene. Ha fatto splash. Oh merda. Eccoci. Jill. Viene a muoversi. Va bene. Ah, corri, corri, corri. Ulla. Sempre più duri sti gnocchetti. Andiamo. Ok. Olla. Ecco, ci hai ributtato dentro. Aia. Ci conviene correre. Gil! Corri! Vabbè, se questa è la tua velocità, voglio dire. Stars, l'hai sentito quanto è incazzato? Ok. Teoricamente siamo riusciti a svignarcela. Svignarcela? Madonna, le urla. Lascia la città. Jill, da questa parte. Brad! Liquor store. Stai bene? Voglio entrare dentro. Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città. Tu e io. Io me la squadro. Guarda, Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Quindi siamo fottuti in poche parole. Ok. Non lo so, Non lo so. piano. Ma i casini non Il hanno liquor fermato. store. Refresh your Un mind. pezzo di Hartley. Refreshiamo la mente.
Niente. Questo? Ah! Bene, la vedo un po' in difficoltà. Ok, allora free delivery, bello, consegne gratuite, ci sta. E ok, la nonna palla, palla 9, cazzi, corri Brad. Oh porca miseria. Perché ci sta davanti? Perché ci sta proprio davanti? E vabbè, di qua. I nostri amici. C'è qualcosa di strano con le voci comunque. C'è uno strano mixaggio. Via! Red, io l'aprirei questa porta. Lui la guarda. Tiè. Oh no. Non pensarci adesso. Cioè, è una stronzata. Non pensarci adesso. È andato, lo sai benissimo. Vabbè. Ecco, questa ad esempio già è una di quelle cose che rispetto all'originale è stata cambiata. E diciamo il destino di Brad, no? Nell'originale non gli va a finire benissimo. Nell'incontro con il Nemesis. Qui invece succede tutto off camera, perché sappiamo che viene morso, quindi di conseguenza sì. Si trasforma, ok. Però posso evitare? No, voglio dire, 5 colpi di pistola. Se posso, porca merda, se posso benissimo evitare, io li risparmio. Non so il gioco cosa ne pensa. Holy shizen. Andiamo di qua. Tu! Andiamo. Signore, sta bene? No, indietro. Non ti avvicinare. Non ha sentito. Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci? Via, non mi muovo da qui. Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci. L'unico insieme. Posto sicuro è qui dentro. Sicuramente. Va bene, rimani lì a vita a questo punto. Niente? Dario Rosso. Il nome e cognome, combinazione di nome e cognome più italiani della storia dell'italianità, italianezza. Oh no 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 no. Non esiste, non esiste. Andiamo sul tetto del parcheggio, d'accordo? Oh porca. Via. Wow, wow, wow. Oh! Ok. Li vorrei evitare, onestamente. Li vorrei evitare. Perfetto. Questo è proprio il modo di evitarli. Va bene. Va bene, dai. Forza. Ok. E siamo sul tetto. Di qua, di qua. Ok. Andiamo. Sì, Phoenix, purtroppo. Merda.
purtroppo non rispecchia quello che è l'originale. O comunque, sì, è Resident Evil 3, però forse troppi tagli, troppe, scusami, situazioni che non dovevano andare a toccare. La torre dell'orologio completamente fatta fuori. Parti cazzo, insomma. È il mio turno, stronzo. Eh sì, tieni, mangiati questo. Oh no, tieni premuto. Oh, nice, Ethan. Ok. Hola. Fatto male? Pezzo di merda? Spero di sì. Testa in giù? Vai col twist? Non si è fatto niente. Jill, ti conviene molto velocemente. Eccolo in tutto il suo, in tutto il suo splendore, in tutta la sua meraviglia, la sua magnificenza. Stronzone, sì, esatto. Carlos. Ehi, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos, ti porto via da qui. Coraggio, andiamo in un posto sicuro. Ok. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Capisco. Non mordo, sai? D'accordo. Oh, non ci credo. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Ah, non saprei. Ci tocca fare il giro. Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Qua abbiamo... È il Squid-o. Squid-o. E qui Tyrant of the Deep. Va bene. Skullstalker, d'accordo. Sudden Death Bowling, va benissimo. Wolf of the Battlefield. E cos'altro? Time to get started. Disaster. Air Combat 1942. Mars Charles License of Duty. Ok, va benissimo. Non lo so, mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. No, sicuro non è uno zombie. Tutto per raggiungere il suo obiettivo. Non adori i tipi ostinati. Ah, giusto, l'ha schivata. Tranquilla, sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche della Umbrella, UBCS. UBCS. Che cazzo hai detto? Pezzo di merda. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuoi dire? Sei libera di non fidarti, ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Boom. E andiamo. Avanti. Ma madonna che... Calma, con quale violenza l'ha detto? Dinobites. Lobster, Science Forum, Call. Parti. Va bene. Va benissimo. Questo è Terminator. Skullstalker. Ok. Alla signorina serve aiuto. Alla signorina. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. A me il suo doppiaggio... Piacere di conoscerti, Jill. Distrugge.
Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'Ulysses. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Cioè, mi sembra proprio fuori. Il mio piattone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per mantenere la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Aia. Porca miseria, il doppiaggio di Mikhail. Ci sto. Ok. Va bene. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è. Ma mi sa che devo alzare un attimino il volume delle voci. Ti devi equipaggiare. Sì. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Va bene, va bene. Un attimo, calma. La voce costumi, d'accordo. No, devo cambiare leggermente, devo alzare leggermente tipo questo. Delle voci, perché sentivo leggermente bassino il tutto. Merda, capitano, l'hanno conciata per bene. Non morirò certo per questo. Mi sta spruzzando insetticida, che cos'è? No, comunque dicevo, il doppiaggio di Mikhail mi tira fuori completamente dal gioco. Non lo so, lo sento sbagliato. Sbagliato, non... Vabbè. Manuale UBCS per creare munizioni. Guida UBCS alla combinazione delle polveri da sparo. Se sul campo di battaglia restate senza munizioni, la vostra arma sarà utile come un buco di culo sul gomito. Buongiorno, buongiorno Christian, buongiorno. Com'è? Come andiamo? Com'è? Buco di culo sul gomito, poco utile effettivamente. Se non volete rimanerci secchi là fuori, vedete di far entrare le combinazioni di base in quella vostra testa bacata. Ok, proiettili 9 mm, polvere da sparo per 2. Io a posto, dai, ci sta. Polvere da sparo per 2, cartucce per fucile, polvere da sparo più polvere da sparo di qualità alta, proiettili magnum, polvere da sparo polvere da spalo qualità alta per 2. Ultimati preparativi, siete autorizzati a scatenarvi. Riempite di piombo quei figli di puttana senza cervello. Ok, fate però attenzione a non diventare il loro spuntino. Giusto così. Redstone Street. No, beh, dicevo, il doppiaggio di Mikhail è un po' una mezza cafonata, lo dico in maniera molto tranquilla. Mi tira proprio fuori dal gioco. Va bene. Bella roba. Allora. Ci tocca la mappa, giusto? Yes. Oltre che a mostrare la tua posizione attuale, le varie aree di gioco, la mappa ti mostra anche tutti gli oggetti che hai trovato ma non hai raccolto e gli elementi con cui hai interagito. Va bene. Benissimo. Ok. Raccoon City. Bene. Allora, che abbiamo qua? Documenti? Finti? Niente? Documenti. Articolo di un giornale scandalistico. I cannibali sono tra noi, tutta la verità. In una grigia mattina del 25 settembre, la centrale di polizia di Raccoon City ha ricevuto la chiamata di un cittadino terrorizzato, testimone di un aggressore da parte di un balordo vestito di stracci. Il sospetto aveva assalito un passante a nord del museo d'arte Lamps. Gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti la raccapricciante scena del corpo mutilato di una donna, gettata in un cassonetto dell'immondizia.
Il cadavere mostrava numerosi segni di morsi, il che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti. Si tratta del terzo caso di cannibalismo a Raccoon City questo mese. Forse non è proprio cannibalismo. Tutti si domandano di chi possa essere il colpevole. Chi è il mostro che si aggira per le nostre strade? Qui, alla redazione del News Comet, ci chiediamo se non sia uno dei pazienti recuperati allo Spencer Memorial per cannibalismo e che non gradisce particolarmente il cibo della mensa dell'ospedale. I nostri invia... Ah, questo se lo sono chiesti dopo quanto tempo esattamente, no? Per capire. Dopo un mese? Dopo un mese? Hanno cominciato a dire, ah, forse c'è qualcosa che non sta quadrando. Ah, va bene, dai, ci sta. Spencer Memorial per cannibalismo è che non gradisce particolarmente il cibo, vabbè, della mensa dell'ospedale, questo detto. I nostri inviati sono riusciti ad entrare nello Spencer Memorial per informarsi sui fatti e sono tornati con dettagli che farebbero rivoltare lo stomaco anche al peggiore dei serial killer. Voltate pagina per saperne di più sullo scoop dell'anno, che però non c'è, non esiste lo scoop dell'anno, quindi ne facciamo bene a meno, va bene. E andiamo. Ta-ta-ta. Ci No. sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. La Poi ordina la stazione corrente. quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Andiamo subito, Jill, andiamo subito. Allora, polvere da sparo, ok. Geni, sì, Phoenix, sono effettivamente dei geni, perché accorgerti dopo un mese che forse dopo il terzo caso di cannibalismo qualcosa comincia a non quadrare. Diciamo che non sei proprio furbissimo. Combinare gli oggetti. Puoi combinare alcuni oggetti per liberare spazio nell'inventario o per crearne di nuovi. Per combinare gli oggetti usa più. Va bene, combina. Combiniamo. Fatene privi. Ok, in questa maniera. 15 colpi. E abbiamo pure le nostre signorine qua, le erbette verdi. Una pianta verde nativa delle montagne Arklay. Va bene. Che noi a sto punto facciamo sta roba. Combiniamo. Verde verde. E la rendiamo meravigliosa. Poi che abbiamo? Aia, cominciamo con le cassette da dover aprire. E questi invece. Tac. Merda, ho appena. Pianta rossa. Il timing. Va bene, lasciamola qua. Che poi Jill per natura dovrebbe averlo il. Come cazzarola si chiama? Il grimaldello, però non ce l'ha. Commemorando la grande apertura del Kite Bros Railway. Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da infilarci. Giusto, Jill, qualcosa da infilarci. Che cazzo non abbiamo qua? Oddio, questo è tutto il contenuto quello. No, direi che ne posso fare anche a meno. Cioè, no, non è il caso, dai. Allora, borsello, borsello. Cazzo, io non ricordo se questi. No, questi non dovrebbero stare qua. Questi qua sono discorsi legati ai contenuti aggiuntivi che io non prenderò per correttezza. Perché normalmente non si trovano qui questi. Quindi vogliamo farlo corretto, non li prendo, onestamente. Eh no. Manuale BCS per miscelare le piante. Vabbè, la combinazione delle piante, fin qua ci siamo. Non c'è posto per gli smidollati che alla prima ferita tornano al campo base frignando come dei poppanti. Se sperate che qualcuno vi dia un bacino sulla bua, potete anche tornare a casa dalla mamma. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, cheat. I veri uomini se la fanno da soli, se le fanno da soli le medicine. Quindi ficcatevi in testa queste combinazioni. Vabbè, miscela discretamente efficace, sono le due piante verdi. Miscela massima efficacia, quella che volevo fare ma ho cannato. Pianta verde più pianta rossa oppure tre piante verdi. Spray medico, vabbè. Sarà perché siete limitati, sarà perché non avete gli strumenti adatti, ma questo non potete crearlo. Vedete di prenderne uno appena lo trovate. Questo è tutto. Muovetevi a fare il vostro dovere, che al ritorno troverete una bella birra ghiacciata per festeggiare.
Ah, bene, d'accordo. Allora, quindi. Che palle il discorso dell'erbetta. Vabbè, andiamo in questa maniera. Brau, chi è? Ok. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Oh merdaccia, schivata. Aia. Ok. Coltellozzo. A lei ce l'ha infinito effettivamente. Ma non mi sembra tanto performante come quello di... Vabbè, è andato. Cioè è infinito, però non è performante come quello di Leon. Del 2, mettiamo, no? Ma va bene. Allora. Ok. Direi di andare. E via. Questo era stato il primo incontro comunque. Wow! Cazzo, che emozione! Altri colpi di pistola, 15. Ci sono i colpi effettivamente. Salve! Spunti. Oh merda! Non vedo una sega! Oh cazzarola! Oh bello! Mi è piaciuto, dai. Giusto così. Devo sfruttare molto di più il discorso legato alla... Certo che sono un coglionazzo, comunque. Vabbè, via. Famola corretta. Bello quello. Quanto piotta? Quanto corre? Stai calmo. Ok. Ah, questo movimento? Ok, via. Vabbè, lui è andato, c'è stato l'headshot. Tu? No! Pensavo di avere il coltello in mano, che spreco di risorse! Signor. Lo zio dei giocattoli. Va bene. Aia. Questo barile rosso è comodo. Molto. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. I Deve sottotralicci. lasciarti passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Ok. Aia. Armi OP. Sì, perché considerando... Quando tu finisci il gioco, effettivamente, non mi ricordo se già dall'inizio, completando le varie sfide del tipo, magari finendo il gioco al massimo livello di difficoltà, anche semplicemente andando avanti nel gioco, sblocchi punti, o magari delle kill sotto determinate condizioni, fai 10 kill con pistole, fai 10 kill con fucile d'assalto, con la Magnum, con il pompa, che minchia ne so. Cominci a sbloccare quelli che sono i punti, effettivamente. Da poter spendere poi nel negozio. Io diciamo che li avevo riscattati tutti, quindi di conseguenza me li trovavo tutti nel cassonetto. Holy shit! Via! Bravo! Quello pure è andato? Sembra di sì. Ma ovviamente non userò nulla di tutte quelle robe perché... Diciamo che renderebbero stupidina la run, ecco. Questi si possono benissimamente, credo, evitare. O comunque, una roba tipo fatta così, ecco. Ma non muoiono, vero? Forse li stunna soltanto. Forse li stunna soltanto. Polvere da sparo? Utile. Combiniamo. Ok. Mi sa che rimangono solo... Va bene. Ah, tra l'altro è blu, perfetto, quindi ci siamo anche. Allora, che abbiamo qua? Lucchetto da dover aprire in qualche maniera. Ok.
Pianta verde che io combinerei a questo punto a quella rossa. Siamo su attenzione. Non ci avevo fatto minimamente caso. Porta gioie. Puoi osservare un oggetto ad ogni angolazione, selezionandolo e usando il comando esamina. Potresti scoprire dettagli molto interessanti. Ovvero? La prima gemma. Da andare a mettere, ok, a sto punto. Questa si può anche posare per ora. Va bene. E salverei. Tutto il giorno salverei. Tutto il giorno salverei, tutto il giorno salverei. E salvare, e salvare, e salvare. Ok. Vediamo, queste sono cheat di qualità. Da uomini di cultura, tu stai bene. O tu o lei. O lui, scusate. Polvere da sparo. Credo sia il lucchetto. Da dover ancora poi. Vabbè. Andiamo. Signora, com'è? Qua? C'è. Aspetta, 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 aspetta. E qua si può fare una strage. Però per fare la strage, più o meno, il nemico si deve colpire. Vai. Va benissimo così. Va benissimo così. Sono su pericolo. Meraviglia. Va bene. Ok. Colpi pistola. Io un po' perché voglio fare il conservazionista, quindi voglio cercare di mantenere. Porca Eva! I colpi. Dove è fattibile, però, certo. Ok. Coltello. Credo sia morto. Perché fa sto scattino fastidiosissimo? Vabbè, comunque è morto, sì. Pianta verde. Ok, non si può fare niente ora. Blu. Questa non si può aprire. A brisa. A brisa. Qua. Ula. Salve. Lei? Morto? Oh shit. Bello. Bello, bello, bello. Ok. La sento diversa rispetto al 2 la mira. Su 2 mettevo molti più colpi. Qui è più facile che faccio cagate. Va bene. Ma penso sia andato. Ok. Questi devono essere gli uffici del metro. Gli uffici della metro. Sempre lucchetti che non abbiamo. Kite Bros Railway. Manuale. Garantire la sicurezza delle tratte. In caso di interruzione di corrente, la metropolitana interromperà l'intero servizio su tutte la linea, su tutte le linee. Ok. Una volta ripristinata la corrente, si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta da percorrere. Nel caso in cui non fosse possibile verificare la sicurezza del percorso stabilito, apparirà un messaggio di errore e il servizio non verrà ripristinato. Ok. Niente. No, dobbiamo. Lo ha appena detto effettivamente. Dobbiamo ripristinare la. Sento. Sentivo un. Un mister Charlie? Un signorino? Non mi ricordo come si chiamano sul 3. Un toy uncle? Ah, manichetta ancindettio. Antincendio. Bene. Qui che abbiamo. Note operaio della metropolitana. In questi giorni gli episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più. Sono persino arrivato al punto di comprare un fucile, nel caso in cui la situazione vada fuori controllo.
L'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate la catena e usate questa bellezza. Sto anche facendo scorta di cartucce, non si sa mai. Spero davvero che andrà tutto bene. Tagliare la catena però serve un tagliacatene. Usare gli oggetti chiave. Sì, ma io non ho un oggetto chiave che mi permette di tagliare la catena effettivamente, quindi Menami si deve trovare. La polvere da sparo, questa va bene. Qui abbiamo granata frammentazione. Inventario è pieno. Questa cosa è un po' dramatic, quindi facciamo questa cosa qua e questa cosa qua. E prendiamo la granata. Vabbè, si usa in maniera classica, suppongo, del tipo non me l'ha spiegato in realtà. Ah, vabbè. E poi, va bene, ci siamo, ci siamo. Ok. Allora. Va bene. Di qua. Redstone Pharmacy. Salve. Pranzo? Liscio? Vai con liscio? Headshot. Ok. Ok, no. Hanno sto movimento della minchia. Niente. Che tristezza. Ok. Che abbiamo di qua? Gente poco simpatica, vedo. Signorina, io sono da questo lato. Dai, ma perché? Io stavo sperando. Che ha detto? Gna gna shish. Che ha detto? Ha detto qualcosa. Non è che magari riesco ad evitare di. Dimmi che mi hai buttato su attenzione. Sei una grandissima zoccola, sappilo. Ok. E usiamola, che palle però. Ah, pianta verde almeno. Abbiamo recuperato la disgrazia che abbiamo appena portato a termine. Mi sono cagato addosso. Non me lo ricordavo. Attenzione? No, non siamo su attenzione. Strano. Ma questa pistola esattamente è ti fa può pure far danno? Oppure non lo so. Ce l'abbiamo per farci compagnia. Più che altro. Altra pianta verde. Facciamo questa robetta qua allora. Ok. Scegli le tue medicine attentamente. Acqua Cure. Ula, aspetta, aspetta, aspetta. 9 sinistra, 3 destra, 7 sinistra. Proiettili pistola. 9 sinistra. C'è ancora qualcosa qui dentro, sì. C'è qualcosa. Oh! Qualità alta. Ok. Oddio, l'ho scordato il codice. 9 sinistra, 3 destra, 7 sinistra. D'accordo. Ancora viva? Lasciamola lì per ora. Però a me servirebbe urgentemente. La cassa oggetti. Sono pieno. Sono pieno. Intanto saliamo. Ok. Colpi pistola. Non ci posso credere. Ma è problematica la roba, un attimino. No, oddio, problematica no, è qui la cassa. A cazzo. Mo sei andata tu. Era qua la cassa. Era qua, sì. Allora. Aia. Guarda che buio. Quindi poserei questo.
basta. Il coltello fa una cosa, per ora lo posiamo, avendo questi due slot soltanto. Non avendo questi due slot soltanto, volevo dire, non avendo altri slot a disposizione. Poi nel momento in cui trovo effettivamente un borsello in maniera legit, vai, vado tranquillamente, lo porto, ok? Allora, colpi pistola. Per un colpo, tra l'altro, non riusciva. Bello, questo mi è piaciuto. Questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta, devo dire. Jill, cortesemente, per l'amor di Dio. Lo zombie dietro la porta è proprio una roba interessante. Attenzione, bene. Che stronzata. Sento un signorino qui in zona, comunque. Dov'è? Eccolo. Ah. Tu? Va bene. Diario del proprietario della farmacia. 24 agosto. Questo nuovo tonico per capelli sta andando a ruba. I loro prodotti fanno sempre meraviglie. Fanno sempre, sempre meraviglie, non ne sbagliano una. Ci ho scommesso molto e ne ho ordinato una partita enorme. La mia intuizione mi sta ripagando, letteralmente. Sono sicuro che le vendite aumenteranno ancora di più appena la voce si spargerà. Questa zona sta diventando molto pericolosa. Sarebbe meglio se acquistassi una buona cassaforte. Visti tutti i verdoni che sto accumulando. 2 settembre. La nuova cassaforte è perfetta. Nessuno ne conosce la combinazione, nemmeno mia moglie. È un segreto che rimarrà tra me e la mia bellissima regina Aqua Cure. Sono sicuro che lei non dirà. Ah, non la dirà ad anima viva. Sai che non lo so. Ok, questa ora la combiniamo di corsa pure. Che siamo cartucce fucile. Allora, abbiamo detto a sto punto era 9 sinistra, 3 destra e 7 sinistra. Grande. E abbiamo Mirino pistola. Che combiniamo? Ok, va benissimo. E ci siamo. Poi, di qua. Questa è una sorta di. Non una sorta, è una shortcut effettivamente. Ok. Saliamo. Ah, però giustamente il coltello serve per queste cose. Porca merda, serve portare il coltello in ogni caso. Non posso buttare colpi su. Non si vede una sega comunque. Io non vedo una. Vedo veramente poco. Lui. Ok. Ma è andato. No, dicevo, vedo veramente poco senza. Potevo usarlo anche prima, non ci avevo fatto caso. Ah. Cos'hai? Polvere da sparo, d'accordo. Ok, scendiamo. Nice. Chi è? Silenzio. Allora. Va bene, ho il. La tuba! Eccola! Spegni tutto! Manna la botta al microfono! Bene! E andiamo. Ok. Possiamo andare a recuperare il pompa, quello vuol dire.
Allora, intanto possiamo questo. Intanto. Ok. No, vabbè, stiamo per come siamo. Ok. E prendiamo questa. Le tronchesi. Salviamo. Ma io direi vado a recuperare il pompa. Piano. C'è qualcuno qui. Prima di vedere quel qualcuno lì, andiamo là. Vogliamo passare da qua? Sai che non so se voglio passare. Sì. Senti quanto sono simpatici i nostri amici. Questo si apre pure con. Sì. Ok. Grande. Ok, ulla. Oh merda. Ragazzaccio, torna nell'ombra. In teoria è andato. Oh cazzarola. Venite, venite, venite. Lei perché corre in questa maniera? Aggressivissima. Dai. Era per far avvicinare pure. Ok, li ho presi tutti e tre. D'accordo. Oh no! Un attimo! Livello batteria, no! Shit! Non trovo il pertugio qua. Ok, perfetto. Oddio, che ho fatto qua? E qua ci siamo. D'accordo. Allora, granata frammentazione, va bene. Altri colpi di pompa, meraviglia. Ok. E via. Allora il pompa. Di qua. Ah! E che fatica che fa. E qui. Dove cazzo? Ah, qua, giusto. E taglia. Eccolo! Il fucile. M3. Fucile a pompa 12, calibro 12 da 4 colpi, da maneggiare dalla rosa ampia. Più nemici contemporaneamente. Ok. Va bene, va benissimo. Per ora andiamo. Ok, porca merda! Ma se vai di là mi fai un gran piacere. Però devi aprire però la porta, Jill. Grazie. Va bene. Allora. Qua c'era la cassa oggetti, giusto? Via questa per ora. E andiamo. Ok. Occhio a loro. Occhio ai nostri friends qua. Ok. Dun 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 dun. E ora ci siamo. Via. Ancora ok da usare. Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Okay, fammi vedere. No, 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 aspetta, aspetta! Ecco qua. Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli Stars. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi?
Si sarebbe trasformato. Ha intenzione di morire giovane, per caso? Sì. Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti. Una croce rossina? Prego, scusami! Sentilo, sentilo. Pezzaccio di merdaccia. Diario di allenamento. Poraccio. Diario di allenamento. 10 luglio. 91 kg. 12 giri di campo, 2 circuiti. Al diavolo la prigione. La Umbrella Corporation mi ha reclutato per un lavoro. Un lavoro? Contento lui. Non so come diavolo abbiano fatto ad annullare la mia condanna all'ergastolo per l'omicidio di 20 membri di una gang, ma... Dio li benedica. Dio li benedica. Questa occasione non me la lascio certo sfuggire. Col cazzo che rimango a marcire dietro le sbarre. Devo iniziare a rimettermi in forma. Ok. 26 luglio, 89 kg. 20 km di corsa, 3 circuiti. Tiro al bersaglio da 365 metri. 5 errori. Ieri sono finalmente uscito di prigione. Mi hanno portato al campo di addestramento della UBCS, dove ho sparato nuovamente dopo 2 anni. È la prima volta che manco un bersaglio, da fermo, a 365 metri di distanza. E di ben 12 centimetri. Devo essermi rincoglionito. Mi sento come se mi fossi scordato come si spara. Ad ogni modo, presto sarò di nuovo in forma. 15 agosto, 86 kg, 30 km di corsa, 3 circuiti, tira al bersaglio da 548 metri, mezzo chilometro e passa solo 2 errori. Ok, ho ristretto il margine di errore a circa 7 cm, mi sento meglio, molto meglio. Nel pomeriggio ho partecipato alla mia prima simulazione di combattimento. Il capitano e i camerati sembrano essere brave persone, delle fottute macchine da guerra. Ma quel Nikolai è completamente fuori di testa. Mi ha usato come scudo umano, come se niente fosse, solo per ottenere punti extra. È un pazzo. 25 settembre. 82 kg. 30 km di corsa. 4 circuiti. Tira al bersaglio da 548 metri. Zero, dicasi signori, zero errori. Il vecchio Murphy è tornato quello di un tempo. Da oggi in poi non mancherò neanche un bersaglio. Domani andrò per la prima volta in missione a Raccoon City. Jimmy sarebbe orgoglioso di me. Mio fratello era sempre quello che si sacrificava per gli altri, fino a quando quei bastardi della gang non me l'hanno portato via. Ora tocca a me dimostrare che valgo qualcosa. E lo farò a modo mio. Ripperoni. Ripperoni. Poraccio. È andata così. Ci dobbiamo fare. Via. Non è quanto è dura questa donna. Allora. Che abbiamo qua? Munizioni. 4 colpi soltanto. Ma cazzarola, quanti documenti. Diario di un soldato UBCS. 28 settembre. Medio Oriente. Oh signore, ce la possiamo fare. Medio Oriente. Europa dell'Est. Africa orientale. Credevo di aver visto l'inferno con i miei occhi. Pensavo di poter resistere alla vista di ogni genere di atrocità. Ma questo lavoro avrebbe dovuto essere facile e con un buon stipendio. È successo tutto molto in fretta. La nostra squadra era composta da 30 membri e dotata di armi di ultima generazione, ma non è bastato. Sono stati spazzati via in meno di 48 ore. Ho capito subito che la situazione poteva soltanto peggiorare. Quell'inferno non era che l'inizio. Datemi pure del codardo se volete, ma non mi interessa. Questa è la mia unica via di fuga. Spero solo che il mio povero colpo, signori, corpo, non torni a camminare dopo che avrò premuto il grilletto. Sembra non sia successo, quindi le tue preghiere sono state accolte, amico mio, quindi va bene così. Allora, nel frattempo, qua che cosa abbiamo? Ehi, un'altra nota. Hai rotto 3/4 di cazzo. Avviso dell'elettricista. Uso comune dei generatori di corrente, associazione degli esercizi... degli elettricisti di Raccoon City.
A causa della continua interruzione di corrente, la nostra associazione ha deciso di installare dei generatori elettrici per tutta la città, così da essere utilizzabili liberamente. È tuttavia necessario prestare grande attenzione all'elevato voltaggio con cui operano. Se questi venissero per caso colpiti da un proiettile vagante, così a caso, situazione randomica, no? C'è un proiettile che viaggia a caso, lo colpisce e via, capito? Chiunque si trovi nelle vicinanze rischierebbe di rimanere folgorato. C'è una nota scritta a mano. Nel caso in cui un generatore dovesse iniziare a emettere scariche elettriche, si raccomanda di non avvicinarsi assolutamente. La propria sicurezza viene prima di ogni altra cosa. I generatori possono sempre essere sostituiti. Voi no. Sì, giustamente. Se usciremo vivi da questo disastro, avrò un bel pro... Ah... Niente, niente, niente. Ce la possiamo fare. Avrò un bel po' di generatori di corrente da vendere a prezzi stracciati. Il vostro elettricista di fiducia, Sam. Bene. E cazzarola, è da un'ora praticamente. Dalle 9 che ormai sono tutte note. Porca... Oh no. Questa non doveva succedere. Questa non doveva minimamente succedere. I cagnacci... No, cazzarola. E vabbè. Andiamo. Salve. Voi niente, vero? Tranquilli. State freschi, mi viene da dire. Allora, qua che abbiamo invece? È che magari... Ah, è rosso però. È rosso! Non mi smuovo da qui fin quando... Ecco perché è rosso. Polvere da sparo. Ovviamente non posso usare... Porca merda! Vabbè. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Oh. Ok. Devo dire che il laser aiuta parecchio. Oh. Ok. Scherzavo. Ok. Ok. Scherzavo. Come ti stai muovendo? Puoi darmi una spiegazione su quelli che sono i tuoi movimenti? Grazie. Troppi colpi però, eh. Ecco, sto discorso che ho posato il coltello. Ok. Benissimo. Queste per ora li combiniamo. Facciamo sta robetta. Dicevo, questo aver posato il coltello... È deleterio. Effettivamente. Porca merda! Ah, vabbè, tutti praticamente, vabbè. No, la Deadzone! Ok. Basta? Avete finito? Sembrerebbe di sì. Ok. Abbiamo un'erbetta rossa. Va bene. Ok. Oh, Gesù. Fax del direttore della sottostazione. A tutto il personale. Per far fronte ai continui episodi di violenza in città, è stata pianificata l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica dalla sottostazione. Quando la situazione sarà tornata sotto controllo, si prega di riattivare i 4 sezionatori il prima possibile. Sarà poi necessario attivare l'interruttore principale nella sala di controllo per ripristinare la rete elettrica. Va bene. Borsello, e questo è legit, quindi lo prendiamo tranquillamente. Oh, signora, grazie, sempre sia lodato. Questo lo posiamo per ora. Io prenderei realmente...
Dov'era? Dov'era? Cosa volevo prendere? Un attimo, mi sono confuso. Volevo prendere qualcosa? Non so. Cosa volevo prendere? Nulla. No, nulla, mi sa. Ah, il coltello, forse. Io l'ho posato, ho posato un coltello io. Giusto? Era questo qui di sopravvivenza, mi sembra, sì. Ok. No, così almeno abbiamo un minimo di risparmio anche su quello che sono i colpi. Salverei, se sa mai. Sento un Mr. Charlie? Li chiamo Mr. Charlie perché sono abituato con da Resident Evil 7. Potrei chiamarli i Ramon, i piccoli Ramon. Potrei chiamarli, non lo so. Vedo una sega. Lo sento, ma non lo vedo. Cazzarola, sta nel buio. Ma un minimo di luce non si può avere? Non vedo una Saigas. Ma vaffanculo, va là. Ok. Olla. C'è una puzza di Lo puoi anche dire, Jill. sintaci. Voglio neanche pensarci. Di merda, si può dire. Oh no, questa zona. Oh no. Usate le piante verdi. Non vedevo Chad tornare. Chad, Chaddone. Così sono andato a dare un'occhiata di persona. Porca puttana! Qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola. Ah, lui con questa tranquillità lo va. Ok. Ho provato a vomitarle, ma quelle schifose non volevano saperne di uscire. Bene. Erano come bloccate nel mio stomaco. Poi ho visto alcune di quelle piante verdi. Mi è tornata in mente mia nonna che da piccolo mi raccontava che le piante verdi dei Monti Harkley venivano usate per tenere lontani i parassiti. Aia, figlio, Androcchia. Ne ho mangiata una e l'effetto è stato immediato. Quelle stronze sono venute fuori in men che non si dica. Non sono mai stato così felice di vomitare. Ora, torna a vedere che diavolo sta facendo Chad nell'area ad alta tensione. Spero che chiunque decida di andare lì legga questa mia nota. Non dimenticate di portare con voi una pianta verde. E noi facciamo scorta, direi. Anzi, siccome sono su attenzione. No, forse non conviene ora. Non conviene ora perché. Aspetta, aspetta. Calma. Coltello, ok. Benissimo. Cosa nascondi? Ah, che schifo! Custodia, che non posso prendere. Ma quindi l'hai lasciata lì? Beh, allora usiamole, sti cazzi. Ok. Esaminiamo. Il grimaldello. Ok. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Torniamo indietro ad aprire tutte, dico tutte, le serrature che abbiamo trovato. Non si lascia niente al caso. Quindi per ora un attimino lasciamo questa piantina verde. E andiamo, direi. Sì. Tutte, tutte, tutte. Partendo da quella che c'è qui. Ok. Via questa. Proiettili. Bene. Ok. Zona pulita. Beh, ce n'erano parecchie di queste indietro.
Quindi andiamo di qua. Salve, salve, tranquilli, tranquilli, gentlemen. Sono qui. Allora. Di qua? Sì. Ok. Qua ce n'è una, ok. Spray medico. Un attimo. Non c'è un modo di mandarlo rapidamente nell'inventario senza che ogni volta debba prendere e fare tutti questi discorsi terribili? Prenderei di nuovo i colpi di pistola. Ok. Va bene. Ora. Gli altri dove stavano? Mi sa che uno ce n'è qua. Uno è qui. Oh! Salve! Boom! Bello, liscio. Ok. Ok. Ancora vivo? Sei in titanio, amico mio. Ok. E andiamo. Apriamo pure questo. Che abbiamo qui? Porta gioie. Questa mi sa che è un'altra gemma. Ok. Abbiamo quella verde. Ecco, ma non c'è Mr. Charlie, giusto? La bambola di Mr. Charlie. La bambola originale Mr. Charlie venne realizzata a immagine e somiglianza di Charlie McBergen, il fondatore della catena Toy Uncle. Siamo oggi orgogliosi di presentare, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione della catena, la versione in porcellana della bambola di Mr. Charlie. Realizzata a mano e con estrema cura dal nostro staff, questa edizione limitata è l'idea regalo perfetta per ogni occasione. Ci auguriamo che il piccolo Mr. Charlie possa trovare un posto nel cuore di ognuno di voi. Attenzione, questo prodotto è estremamente fragile. Si prega di maneggiare con cura e di evitare gli urti. Sì, e noi ci spariamo direttamente del tipo, oppure tipo a coltellate. Spa! Tiè, piede questo. Cos'è Mega Man questo? Va bene, questa è completa come zona. Adesso... Oddio, però è rossa. Rossa, rossa, rossa. Ah, ok, perché questa si apre. Usa. Ah no, scusate. Vabbè, ho avuto un attimo di... Vabbè. Tronchese. Oh, grazie a Dio. Si può scartare. Abbiamo finito con questa, ok. Porta gioie? Quindi... La terza gemma? Non penso. La terza gemma, le abbiamo tutte e tre. E mo direi di andarle a mettere, quindi. Ma intanto esploriamo un attimino l'ambiente. Il pisellino. Vabbè, facciamo una cosa. Andiamo a mettere le tre gemme. Facciamola pulita come situazione. Andiamo a posizionare le tre gemme. E poi torniamo, effettivamente. Più forti e cazzuti di prima. Quindi. Qui sotto. Yes. Abbiamo detto. Blu. E ci dai una granata. Benissimo. Prendiamola. Poi. Verde. E ci dai... Calcio retrattile fucile a pompa. Questo cosa va a fare? Aumenta, vabbè. Riduce rinculo, aumenta la stabilità dell'arma. Ok. E ora la terza. Quindi... Apriamo qua. Prendiamo la... Dove sta?
la gemma e la posizioniamo. Ok. Oh, che meraviglia. Grazie, Borsello. Che soddisfazione. Ok. Com'è l'inventario? Vabbè, così si può anche stare, effettivamente. Così sì, cazzarola. Quindi andiamo. Torniamo dove eravamo prima, a questo punto. Questa non si può aprire, beh? No. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Apriamo qui. E di qua. Allora, cosa mancavamo qui? Polvere da sparo qualità alta, cuore rosso, uno spray medico e ora è completo. Ok. Però questa zona è rossa, quindi vuol dire che sicuramente qualche stronzata, qualche colpo di pistola, qualche caricatore. Oh, esatto. Oh madonna, meraviglia vedere quando è blu. Meraviglia vedere quando è blu. Poi qua, ok, qua c'era un altro. L'altro lucchetto. Brutta questa zona così. Ok. No, 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 no. Non dovevi fare questa cosa. Che stronzo che sei. Dovuto mordere, pezzaccio di merda. Vabbè, apriamo qua. Sti cazzi. Granata frammentazione. Ancora se ne aprono? Ah sì, ricordo. Intanto possiamo questo. Minchia. Cominciano ad occupare gli slot. Io prenderei un'erbetta così. Questo lo poso. E mi curerei in questa maniera. Ok. Via. Ho capito dove... dove è l'altro. Ho capito. Stava qua. Yes. Oh signore, l'avevo dimenticato lui. Va bene. Ok. Ah, io sono uno stronzo comunque. Dove c'erano le gemme? C'era una cassetta da aprire effettivamente. Vabbè. Ah, un altro spray medico. Quanti sono? Ah, qui c'è una cassetta in teoria. Eccola. Da aprire così. Ok. Colpi di pompa. Bene. Giriamoci in maniera corretta, Jill. Salve. E ora si deve andare, si deve fare lui. No, no, no. Basta, per favore, colpiamolo. Boom. Boom e via. Questa è la meccanica del rallenti sulla schivata perfetta. Ok. Poi sto pensando. Non è che magari salendo sopra ce n'era un altro da aprire. Non costa niente fare il salire qua. Non mi costa nulla vedere. No, non c'era nulla comunque. C'era un altro se non uno zombie. Ok. Vabbè. Tanto per buttare qualche colpo. Va bene, dai. E quindi teoricamente l'unica cassetta da poter aprire ora rimasta è quella della... dove c'è la... sì, dove c'era il discorso delle tre gemme. Ok. Andiamo.
Andiamo ad aprirla. Lo stava qua. Pum 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 pum. Allora. Scendiamo here. E la apriamo, eccola, questa era. Dentro c'è. Altri colpi di pompa. Va bene. Diciamo che colpi di pompa ci siamo alla perfezione. Io devo posare però questo spray medico che mi sta veramente poco simpatico. Combiniamo questa robetta. Non è che ho un'altra erbetta verde così per sbaglio. Me la ritrovo da sola. No. Vabbè. Andiamo così, andiamo così. E praticamente abbiamo completato al 100% questa zona. Cioè, per farvi capire quanto Resident Evil 3 sia poco longevo. Cazzeggiando, facendo anche poca attenzione, si è completata completamente. Allora, questa è rossa chiaramente perché ci sono esatto le robe extra da prendere, i due borselli che continuerò a non prendere perché, ripeto, non fanno parte di quello che è di base il gioco, quindi li lascio lì, è ok. Però è troppo corto e semplice da dover completare effettivamente. Questo sì, nella sua interezza, dico, eh. La totale assenza, totale assenza di enigmi. Totale, non ce n'è, cioè non ce ne sono. Se non questo che ora sta per venire del treno, effettivamente, dei binari, ma non lo voglio nemmeno considerare come un enigma, a conti fatto. Cioè, purtroppo è limitato come remake, cioè, ed è veramente un peccato, grandissimo peccato. Ma vabbè, andata così. Ora possiamo effettivamente andare in questo caso. Siamo pronti. Ad una parte che mi sta parecchio sulle palle, questa ad inferno, incubo, inferno, è terrificante. Una nota. Circolare interna. È stata smarrita la chiave per l'accesso all'area ad alta tensione. Le chiavi di riserva verranno consegnate la settimana prossima. Nel frattempo si prega di utilizzare il grimaldello fornito come soluzione temporanea. Al fine di non smarrire l'unico grimaldello disponibile, si raccomanda di riporlo nella sua custodia dopo ogni utilizzo. Chiediamo a tutti i dipendenti di controllare di non aver accidentalmente portato con sé la chiave dopo il turno di lavoro. Nel caso in cui qualcuno dovesse trovarla, si prega di consegnarla in direzione a Kate. Ok. Completa come zona, sì. Apriamo. Va bene. E ecco. Se devo essere onesto, mi dà anche abbastanza fastidio il fatto che questa sia una cosa forzata nel gioco. Perché dicevo appunto, magari ora vabbè, non va a creare che so che tipo di difficoltà, giusto? Però, se voglio andare a finire il gioco senza curarmi, e lo voglio fare, mettiamo caso, alle difficoltà più alte, quindi... E devo usare questa, che stronzata, guardate. Ecco qua, perfetto. Alle difficoltà più alte, quindi si intende... Che cazzo... Ah, salve. Incubo. Inferno. Si può fare, sì. Ma devi usare... un'erbetta.
O comunque, siccome c'è anche il trofeo, l'obiettivo che ti indica il non doverti curare meno di un certo numero di volte, già questa parte ti obbliga ad usare una cura, effettivamente. Cioè, è un po'... Non è stata studiata benissimo, secondo me. L'hanno forzata, dai. Ma questo è il primo. Sono quattro di queste cose? Sono quattro, bene. Oddio, bene, bene, un paio di palle. Non mi ricordo dove stanno ora. Perché... È un fastidio veramente importante, sti schifi. Olla! Ok. Qua ce n'è uno. No! Ulla! Va bene. No, che cazzo! Pericolo? In che senso pericolo? Mi stanno devastando. Che piacere. Ok. Va bene. Che merda. Attiviamo questo. Niente. Posso? Si è potuto. Va bene. Questo è il terzo. Sì. Ti prego. No, non ci voglio credere. Vedete, vedete là il fastidio. Ora io non ho cure. Ora io in tutto questo non ho cure. Quindi per ora devo rimanere con questa stronzata. Non vedo. Non vedo. Che parte di merda. Che parte di merda, veramente. Che parte fastidiosa, cazzarola. Non corre, non corre. Lei non corre in questa sezione. Con i parassiti. Vabbè. Devo fare molta attenzione perché mi sa che al prossimo colpo ci si schiatta. Li sento. Ok. Merda la porta. No. Bello che ho una cosa come 727 spray medici, erbe rosse, erbe verdi e cazzi vari. Proiettili pistola, non ho le minchie di parole. Appunti di Chad, per favore, Chad. Che cosa diavolo sta succedendo? Degli strani insetti che costruiscono nidi, un odore metallico che fuoriesce dall'impianto di ventilazione. Come se non bastasse, della scorsa notte è successo il cazzo di finimondo. Cazzo, l'ho aggiunto io. Voglio andare a trovare mia madre, ma il capo è stato chiaro. Non posso andarmene se prima non chiudo tutti i sezionatori. Dannazione, devo darmi una mossa se voglio filarmela da qui. Sono nella merda. Lo stomaco mi fa così male che non riesco neanche a muovermi. Arrivato all'ultimo sezionatore, una specie di enorme ragno mi è saltato addosso. Addosso. Ficcandomi un grosso tubo in gola. Bello. Per fortuna sono riuscito a scappare, riuscendo in qualche modo a non vomitare. Cazzo che male. C'è qualcosa che si muove dentro di me. Perché non ho vomitato? Cazzo fa male. Sento come se stesse per esplodermi lo stomaco. Non voglio morire così. Ti voglio bene, mamma. Povero Chad. Povero Chad. Ma fra un po' poveri noi, perché diciamo che con questo discorso non è che ci sta andando in maniera tanto diversa, eh. Ah, aiuto. No. Merda. Ok. Andando malissimo. Sta andando in merda. Oh no.
Ok. No, l'ho visto, ehi. Famo scherzi. Basta, eh. Fammela attivare e basta. È fatta. E ora, appunto, ad uscire è il problema. Oh, cazzo. No, Jill. Ok. Ma quanti minchia. No, quanti lisci però. Basta, vi prego. Merda. Non ci posso credere. Non ci posso credere, cazzo. Un colpo. Ma vaffanculo, Jill. Vai a cagare, guarda. Che parte del demonio. Che schifezza, veramente. Cioè, Phoenix, no. Una parte no de merda di più. Una parte no de merda di più. Sbocca. Oh, che schifezza. Che schifo, sì. Mi tocca. Mi conviene. Ma non lo so cosa mi conviene. Andiamo. Che schifezza di parte. Che palle. Cioè, poche parole, se mettono l'insetto è andata. Se mettono i parassiti è andata, cioè. Che stronzata. Via. Allora. Il secondo stava sicuramente non di qua. Di qua. Oh, porca merda. Benissimo, questo colpo mi serviva davvero. Come il pane. Jill, cortesemente. Va bene, ok. Quello è il terzo. Vabbè, vita ci siamo ancora. Attivalo. Niente. Levati dai coglioni cortesemente. Ok, l'ultimo. Dai, va bene. Cioè, mi dà pure fastidio, onestamente, morire in queste parti di merda. Perché questa è una parte proprio vergognosa. Attenzione. Ma porca merda, comunque. Dai. Forza, ce la facciamo. Dai. Ok. Coltello. E tutto va per come deve. Riprendiamo la nota? Vabbè, la riprendiamo per completezza. E ci caliamo dalle palle. Ok. Dai. Attiva sto robo, per favore, veloce. Schiva. Mi è piaciuto. Bello, Jill, bello. Va bene. Fuori dalle palle ora. Fuori dalle palle ora. Fuori altamente dai coglioni. Tutti. Mamma mia. Forza. Dai. Ok. Dovremmo esserci riusciti. Ne uso una così. A sbafo. Rimane solo l'interruttore principale. Che schifezza. Bene. Ok. Prendi questo. Hasta luego. Oh. Allora, calma. Prendo un'erbetta rossa. E la combino. Perfetto. E salvo. Ok.
Via. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Finalmente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ah. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, Zucchero. Zucchero. Zuccherino, cuore di panna? Sugar? Va bene. Andiamo, Zucchero. Porca puttana! Lui non è tanto Zucchero. Impossibile, no. È qua. Ti è. Zucchero. Grazie. Cassa rifornimenti. Lui non è tanto Sugar. Questa cosa aveva? Caricatore maggiorato pistola, 33 colpi. Meraviglia, meraviglia completamente. Eccola. Ora direi di levarci delle palle perché Sugar si rialza. Sbium bim bim. Sbium bim 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 bim. Stars. Let's go, Stars. Superiamo i nostri amici qua. Ce l'abbiamo nel culo. Presto, torna alla stazione. Non può aprire la porta perché c'è il dialogo. No words. Forza. Ah, prendiamo la granata che abbiamo preso prima, che almeno fa un minimo di differenza. Dove sta? Avevo una granata io nell'inventario. Eccola. E la combiniamo a quella. Ok. E via. Andiamo, Sugar. Oh, cazzoli. Oh, merda. No, eh. Via, via, via. Oh, porca puttana. Merda. Schiva. Ma Jill, ma merda secca. Vabbè. Dove sta? Qua. Oh, no. Oh, no. No, volevo schivare. Non ho parole, non è partita la schivata. Vabbè, ancora attenzione. Ok, questo volevo fare. Ok, rieccoci qui. Rieccoci qua. Siamo nella merda. Let's go. Oh. Sono nella sala di controllo. Adesso? Bene, devi impostare il percorso. Eh sì. Ok, dammi un minuto. Ecco, quando ho detto... questo gioco effettivamente non ha nemmeno enigmi, realmente ce l'ha, e intendevo appunto questo. L'unico reale enigma, che poi di enigma realmente... Treno è fermo a Redstone Street, dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Esatto, non si tratta nemmeno... Ehi, sono una superstar. Sono una superstar. Sono uno zucchero, considero fatto. E non si può nemmeno considerare enigma, ma va bene. Allora... Fest Avenue, però devo passare sotto. Aspetta, veniva indicato, giusto? FA2. Percorso. 02, sotto. Poi... Raccoon Central Station. Come viene riconosciuto? RA. RA però cosa? Da Redstone Street a Fox Park. Sì. Aspetta. Ma non è tutto interrotto sotto? No, non è tutto interrotto. Non è tutto interrotto. Ok. Allora. Fest Avenue. RA03. Poi... SA02. Mi ha detto da Redstone Street a Fox Park. Ho fatto una cazzata. Questo era. Ok. RA. RA03. Poi SA02 dovrebbe essere. Da Redstone Street a Fox Park. SA02. Via. Carlos, infatti sono io. Ho impostato il voglio dire, non è una roba
Sei uno zucchero. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia. La nostra superstar zucchero. Ok. Andiamo, superstar. Ah, merda. Evitiamo, evitiamo perché ricordo. Evitiamo, evitiamo perché ricordo. Ok. Evita tutto quello che è evitabile. Holy shit. Ecco qua. Mi ha preso? Non ci posso credere. Dimmi che sono morto. Cosa cazzo è successo? Va bene. Facciamo che passo da dall'altro lato. Facciamo che passo dall'altro lato. Facciamo che passo dall'altro lato. Salve. No, non ho tanto capito quello che è successo effettivamente. Porca Eva, quanto fastidio puoi dare, non lo... Ok. Ah, non ho parole. Non sono morto, no, ok. Puoi andare, Jill, cortesemente? Grazie. Apri sta cazzo di porta. C'è gente? Oh merda. Facciamo il giretto. No, che giretto? Di qua dovevo andare io? Non ho parole, io non, io veramente, io sto perdendo il senno. Normale, va bene. Apri sta porta. Oh. Che palle questa parte. Silenzio. Scendi da sta scala. Ok. Non è che magari droppa qualcos'altro? Droppi altro? Sì, cassetta. Ok. Che cos'è questa? Silenziatore. Aumenta la probabilità di eseguire colpi critici. Ho fatto più che bene. Ah, ora occupa due slot. Vabbè, però ne è valsa la pena, effettivamente. Questo sì. Quindi andiamo. Oh, merda. Ok. Va bene. Almeno l'abbiamo tolta di mezzo. Come sempre, come sempre, come sempre. Va come deve andare, va come deve andare ogni volta. Per favore. Ok. Che stronzata. Va bene. Questo perché se cominciassi a sparare all'impazzata, tutte queste cose potrebbero anche non accadere. Siccome voglio fare una... Ripeto, c'è sempre una, questa gestione mia dei colpi un po'... Un po'... conservativa. Evito. Tutto bel qui. Lavoro, superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nicolai... Nicolai, come procede? Siamo nella merda. La brulica di quelle creature. Non potremmo farci strada a forza. Che ci fa lei? Zucchero. Zucchero superstar. Di presi morti. Di presi morti. D'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ah, Nicolai. Che soggetto. Ti farà ammazzare. Ti farà ammazzare. Nicolai non muore mai. Devi scusarlo. Devi scusarlo, è un pezzo di merda. Un po' stressato. Oh, porca. Maledizione. Ancora lui. Ancora lui. È me che pazza, pazza questa donna. No. Cazzo.
Cazzo, sì. Ma porca merda. Brava, Jill. Sono stanca di averti tra i piedi. Hai detto proprio la cosa giusta. Semplifichiamogli il tutto. Ma che imbecille, porca merda, veramente. Imbecille, imbecille. Loot, drops, cose di ogni tipo? Boh. Proiettili, pistole. Potrebbe andare. Jill, potrebbe andare. Potrebbe andare, Jill. Jill, potrebbe andare. Potrebbe andare, Jill. Potrebbe andare, Jill. Jill, potrebbe andare. Jill, 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 potrebbe andare. Jill, potrebbe andare. Jill, sai che potrebbe andare? Potrebbe andare, zucchero. Potrebbe andare. Potrebbe andare, va bene. Potrebbe andare. Bene così. Perché potrebbe andare, effettivamente. Ai ai ai. Ah, Jill. Che... Carlos. Merda, sì. Potrebbe andare, sì, Phoenix. Potrebbe andare, effettivamente. Potrebbe andare. Torna in superficie. Allora. Mappa delle fogne, vabbè. Buon. Perfetto. Come ogni Resident Evil che si rispetti, giustamente, si va a finire sempre qui, per un motivo o per l'altro. Nella merda. Cartucce per fucile, d'accordo. Sento... Sento un Mr. Charlie. O almeno credo di sentirlo. No, passi, passi, passi. I passi dovrebbero essere i passi di Jill, ok. E... Ah, facciamo che tolgo questo e porto questa. Va bene, facciamo così. Anzi, per ora toglierei il coltello. No, coltello no. Coltello no. Toglierei il pompa. Per ora, ma solo per ora, per questioni burocratiche, mettiamola così. Salviamo. Burocratica. Burocrazia. E andiamo. Ah! Ok. Le fogne! Che bellezza. Cos'è stato? Cos'è stato? La tua fine, Jill. Cos'è stato? Aspetta, perché non è che sta zona la ricordi in maniera così... importante. Sicurezza aumentata nelle fogne. È stato avvistato del personale non autorizzato nelle zone di controllo della struttura. Di conseguenza stiamo sostituendo le vecchie serrature meccaniche con delle nuove serrature elettroniche. Per essere sbloccate, le nuove serrature necessitano di speciali batterie. Queste saranno presto distribuite a tutto il personale. Una volta ricevuta, si prega di portare con sé la batteria durante gli spostamenti all'interno della struttura. La porta è chiusa, ha bisogno di corrente per aprirsi. Della batteria, in realtà, però va bene. Procuriamole, va bene. Ma però di qua cosa abbiamo? Blu, quindi va bene, tranquillo. Sotto! Ho fatto bene a togliere il pompa. Dobbiamo ora. Sa di no. Mi sa di no a pensarci. Cosa cazzo c'era qua? Ah, granata. Chissà come mai. Ma chissà come mai. Io non ricordo. Ora ricordo. Ho fatto male a togliere il pompa. Ho fatto malissimo a togliere il pompa. È morto?
Sembrerebbe di sì. Ho fatto una scelta drammatica nel togliere il Pompa. Che abbiamo di qua? Polvere da sparo, gente che è andata. Nota, note, operaio delle fogne. È successo ancora. Stavolta hanno preso Kane. Ho visto tutta la scena. Una di quelle cose lo ha ingoiato per intero, dalla testa ai piedi. Quando Bill era sparito 2 settimane fa, ho avvisato la polizia, ma mi dissero che forse era semplicemente fuggito dalla città. Ho provato a fargli capire che Bill non avrebbe mai fatto una cosa del genere, non con un figlio in arrivo. Poi. Ma non hanno voluto ascoltarmi. Bastarde, rane, succhiacazzi, mangiamerda. Va bene. Continuano a nascondersi e a fuggire usando i condotti di scarico. Gli sbirri non vengono neanche per il cazzo. Il dipartimento delle fognature si fa i cazzi suoi. Quanti cazzi? La prossima volta che vedo una di quelle creature, giuro che gli rompo quel cazzo di brutto muso che si trovano con le mie stesse mani. La vedo una cosa un po' complessa, eh? La vedo una cosa parecchio difficile. Ok. Oh, signor! Granatella. E via, non ci si pensa più. Non è vero, è vivo ancora. È morto? Morto? Please? Ok. Va bene. Qui che abbiamo? Laboratorio. Laboratorio. La batteria! Eccola! Come inserisci? Ah, panchia, tutto lo slot si prende! Puttana Eva! E devo combinare per forza questa. Per forza. Qui, ok. Questo si apre. Esplosivo A, ma porca mignotta. Ecco qua. Ma dimmi che non puoi. Per favore, Jill, una lettera d'amore? Tesori miei, sono già passati 3 mesi da quando siamo andati via insieme. Ricordo ancora il giorno in cui siete nati, quando ho udito le vostre piccole voci. Ho avuto un fremito di orgoglio. I vostri adorabili corpici. Ah, sta parlando di ste schifezze. Corpicini dotati di un'incredibile forza distruttiva. Per non parlare della vostra voracità, del vostro insaziabile appetito. Voi siete l'apice della serie Hunter. Ah, che bellezza. Eppure, mi hanno ordinato di eliminarvi. A quanto pare non vi ritengono adatti per essere usati come arma a causa di qualche piccolo, insignificante difetto. Parlavano della vostra mancanza di resistenza all'elevato calore, del fatto che la vostra delicata bocca è vulnerabile quando è aperta. Consigli, suggerimenti. E solo per questo hanno detto che siete difettosi. Loro non sanno che sono proprio queste piccole imperfezioni a rendere ogni singola creatura unica e meravigliosa. E questo il motivo per cui vi adoro. Belle loro. Ma gliela faremo vedere. Da oggi cammineremo insieme lungo la via dell'evoluzione. Proveremo all'ambrella che voi, miei adorati Hunter Gamma, siete esseri superiori. Va bene, ok. Gli Hunter Gamma, wow. No, allora, a conti fatti non posso prendere la polvere da sparo. Non posso prendere l'erbetta verde, quella singola. Però qualcosa qui ci dovrebbe stare. Giusto? Giusto? No? Dico bene?
Ah! Ok. Ah, colpi. Dove sono? Munizioni incendiarie. Dove cazzo le metto? Dove me le metto? In tasca. Porca puttana. Diciamo che ho bisogno di porca merda. Ecco qua. E via sta granata. Ok. Dimmi che sei andato. Ok. Allora, avendo usato sta granata, io andrei a prendere l'erbetta verde, in modo da rifucillarmi in questo caso. E le granate esplosive. Dove stava l'erbetta? Qua. Yes. Questa la usiamo così, in via del tutto precauzionale. Ed invece scendiamo e prendiamo questi. Ma questi non si possono combinare, giusto, con... No, ok. Forse con la polvere da sparo? È possibile? Vediamo, magari è una stronzata. Non ricordo onestamente. No, è una stronzata. Va bene, scherzavo. Va bene così. Allora, riscendiamo. Ma forse le potevo risparmiare le... le granate buttate in questa maniera. Forse. Vabbè. Andiamo. Allora, sto pensando a ufficio. No, Nora, non ora. Ok. Allora, ok. Dai, apri sta boccuccia. Va bene. È morto? Minchia, se sono tosti. Va bene. Dimmi che sei andato cortesemente. E ora mi sa di sì. Ora mi sa di sì. Pezzo di merdaccia. Che abbiamo qua? Esplosivo B. Da combinare con l'esplosivo A. Ok. Meraviglia. Diario di una ricerca di un assistente. 4 marzo, temperatura dell'acqua, 18 gradi, pH 6.8, i gamma sono usciti dalla vasca per la prima volta, movimenti lenti, basso potenziale di combattimento. 18 aprile, temperatura dell'acqua 20 gradi, pH sempre 6.8, somministrati ormoni e medicinali aggiuntivi, registrato un unico esemplare con il potenziale di combattimento significativamente migliorato. L'esemplare è in grado di muoversi rapidamente e di fagocitare il bersaglio per intero. Ah, che bellezza. 30 giugno, temperatura dell'acqua 22 gradi, pH 6.2. L'Umbrella ha ufficialmente interrotto le ricerche sui gamma. Siamo riusciti a inviare qualche esemplare con alto potenziale di combattimento prima che il laboratorio venisse smantellato. Il dottor Logan Carlisle è intenzionato più che mai a perfezionare la serie dei gamma. Ruttino. 14 agosto. Temperatura dell'acqua 25 gradi. pH 5.8. Sono passate 2 settimane dal trasferimento nelle fogne. L'aumento della temperatura ha portato a una diminuzione del livello
di qualità dell'acqua, ma tutti gli esemplari sembrano essere in buone condizioni, nonostante tutto. I Gamma hanno memorizzato rapidamente l'area e nel giro di 2 giorni hanno iniziato ad esplorare per intero le fogne di Raccoon City. Che cosa bella! Tutti gli esemplari mostrano un comportamento amichevole nei nostri confronti. Tuttavia, abbiamo preferito premunirci con armi ad alto potenziale nel caso in cui la situazione vada fuori controllo. 1 settembre. Temperatura dell'acqua 23 gradi, pH 6.1. È stata una buona idea quella di corrompere il capo del Dipartimento delle Fognature per installare il laboratorio qui sotto. Grande idea, devo dire. Ma a causa della continua crescita dei Gamma, dovremmo iniziare a valutare altre possibili sistemazioni. 9 settembre. Temperatura dell'acqua 21 gradi, pH 6.1. Un operaio addetto al trattamento delle acque è riuscito a trovare per caso, il laboratorio delle acque. No, l'ho riletto. Cosa ho letto? Per trovare il caso... Per caso il laboratorio. Ma i Gamma si sono presi cura di lui. Ah, bene. Questo dimostra che i Gamma possono avere applicazione pratica. Domani contatterò la filiale europea dell'Umbrella così da inviarne qualche esemplare. Si sono presi cura. Cioè, i Gamma, capito? Sono presi cura. Va bene. Via per ora. Altra nota. Porca merda. Nota del Gunshop Kendo. Il Gunshop Kendo vi ringrazia dell'acquisto. Il prodotto è stato modificato dal nostro negozio in modo da poter essere utilizzato con una grande varietà di munizioni. Vi invitiamo a scegliere quelle più adatte alla situazione. Come già evidenziato al momento dell'acquisto, l'arma è un prodotto usato. Il tamburo non gira automaticamente tra un colpo e l'altro, pertanto deve essere ruotato manualmente. Ciò comporta una breve attesa prima di poter sparare di nuovo. Il prezzo è stato scontato a causa di questo piccolo difetto, come da accordo. C'è una nota scritta a mano sull'altra facciata. Perché devo comprare le munizioni quando posso farmele da solo? Munizioni esplosive, esplosivo A per 2, munizioni incendiarie, esplosivo A più esplosivo B, munizioni acide, esplosivo B per 2. Le mine di prossimità non possono essere costruite artigianalmente, sono inefficaci contro i Gamma. Ok, e qui abbiamo appunto il lanciagranate MGL. Eccolo qua. E questo per i Gamma principalmente... Sì, stavo pensando. Allora, potrei andare anche a raccogliere quella polvere da sparo. In questo caso, si può fare. Quindi andiamo. Sì, si può fare. Per combinarla più che altro a quella che mi ritrovo nella cassa oggetti. Va bene così. Dov'era? Laboratorio di qua. Ok, quindi di qua. Così come sempre, almeno completiamo al massimo quella che è la mappa. Meraviglia. Scendiamo. E via. I Gamma. Che creaturine adorabili. Allora, dov'era? Qua. Ok, sì. Apriamo sta roba. La cassa. Combina. Ah, devo per forza... allora un attimo. Che palle, però.
Quella normale la voglio combinare, sì. Perfetto. E riprendiamo il coltello. Ok. E direi di andare così, per ora. Sì. Il pompa lo voglio usare solo in situazioni strettamente problematiche. Problematiche. Ecco, ma tanto problematiche, quindi per ora muoviamoci in questa maniera. Ma devo tornare. Ok, di là. Siccome ancora non la riconosco come situazione drammatica, questa è una situazione drammatica. Ok, quanto ti fa male? E magari alterniamo? Del tipo... un colpo? Ok. Va bene. Un colpo e li stende. Vabbè, l'aveva scritto nelle note che sono deboli al fuoco, effettivamente. Quindi ci sta. Allora. Adesso. Qua. Già si usa questa. Ok. Bip. Si entra. Se non mi sbaglio ce ne sono altri. Esatto. Salve. Com'è andato? È andato. Questa la devo recuperare. La recuperiamo in questa maniera. Questa la apriamo da questo lato. Jill, grazie. Prendiamo questa. Ok. E la andiamo a mettere a chi? Là, la stanza delle guardie. Ok. Ah. Oh, esplosivo A. Ah, borsello. Ok. Meraviglia. Polvere da sparo, d'accordo. Basta? Basta. Ok. C'è nient'altro, beh? No, nient'altro. Allora, riprendiamo questa. Che serve come il pane. E ci muoviamo. Ok. Qui. Ah! E via. Ulla. Mi senti ora? Jill. Oh, grazie al cielo. Stai bene? Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene, il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Ok. Salve! Ok. Ti vedo bene. Oh, merda. È un cazzo di lanciafiamme quello? No! Niente. Rip. Rip. Stars. Ok. Sa usare le armi. Sa usare le armi, Jill, sa usare le armi. Quindi siamo nella merda. Che abbiamo qua? Le sa usare tanto bene. Ah, ok, altri... Va bene, questo lo combiniamo a sto punto. Sì, va bene. Questa ora la userei, onestamente. Allora, questo mi sembra il punto dove vogliamo prendere il pompa, effettivamente. Mi dà quell'impressione. Quindi,
Quindi, dov'è il pompa? Ah, eccolo. Non lo trovavo. Cartucce. Cartucce. Va bene. Questa per ora via. E va bene, salviamo così. E via. Si sale. Ehi, zucchero. Oh, merda. Ok, li possiamo evitare questi ragazzacci? Ce la facciamo? A non fare stronzate? Ok. Brutto, brutto questo suono. Bruttissimo suono. Prima di subito. Star, superstar. Zucchero. Via. Tira via sto coso. Ok. Oh, merda. Holy shite. Mi sono perso? No, c'è una scala. Va bene. Eccola. Aia. Sali, 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 sali. Ok. Sopra. Oh, shit. Stars. Corri, Jill! Ok. Madonna, questo fuoco. No, tutti a scala. Ok. Salta. Cutscene. Oh shit. Andiamo. Allora io prenderei, che credo sia il momento, uno spray così. Credo. Oddio. Come faccio a mettere nel caso i colpi del... Ah, L1, che fastidio. Va bene. E metti i colpi... Ok. Avviso ritardo demolizioni. Avviso ritardo dei lavori di demolizione. I lavori di demolizione del Barnaby Office Building sono stati interrotti a causa dei disordini che si stanno verificando in città. Per motivi di sicurezza, tutti i dispositivi elettrici, generatori inclusi, sono stati ricollocati sul tetto. L'accesso alla struttura verrà consentito soltanto dopo il ripristino dell'ordine pubblico. Tutto il personale è pregato di rimanere in casa e attendere nuove istruzioni. D'accordo. Salviamo e andiamo a farci devastare perché credo sia quel momento lì. Giusto? Ai 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 ai. Ecco. A noi due. Pezzo di merda. E lo potreste anche posare quello. Tiè. Oh cazzo. No. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Non mi interessa. Ah. Nel mezzo. Scusate. Pericolo per cosa? Pericolo per cosa? Non mi sono nemmeno accorto. Forse colpendo quella tanica, sì. Forse colpendo quella tanica. Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare, vero Jill? Madonna, ma i danni che fa, scusa? Ma ne parliamo? Jill! Jill, forse colpendo quella tanica. Potrebbe funzionare. Porca Eva, Jill. La tanica, Gesù santo. Niente. Jill. Ok, ma ci sono tipo cure nel tetto? Sì.
Ok, altri colpi. Stars. Oh, colpi. Eh sì che è ancora... Merda. Via. Ma che è sta cosa? Che è sta rincorsa che fa? Ok. No, non ci credo. Non ci credo, mi sta schivando tutto. Sono morto? Sono morto? No, vero? No, non ancora almeno. Sai che sei una merda? Va bene. Va bene. Va bene. Ok. Per favore. Sei andato? Madonna, è andata in maniera tragica. Ho preso dei danni che non sono riuscito a riconoscere. Ho lisciato non so quante volte con il lanciagranate. O almeno è stato lui bravo a schivare. Proprio il perfect dodge. Va bene. Vabbè, almeno è andata. Almeno è andata. Che tragedia. Sono in pericolo perché sto crepando. Perfetto, dai. Meglio di così non poteva andare. Ah. Jill. Bene. Che brutta schifezza. La cosa positiva è non aver usato tanti colpi di pompa, effettivamente. Carlos, sono Jill. Però... Mi ricevi? Forte e chiaro. Tutto ok? Sì, quel bastardo è morto. Morto. Beh, se lo merita. Come ti è venuto in mente di fargli da esca? Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Quello che dovevo? Lo so. Il treno è pronto a partire. Fa presto. Sì. E siamo in leggera difficoltà però. A livello di salute. Leggerissima difficoltà. Ok. E che magari qua ci sono risorse di qualsiasi tipo. Lui? Vivo. Io loro li vorrei attrarre. Perché ho visto che c'è un barile esplosivo. Stato assieme a tre civili nel North Garden. Lato ovest, nelle cucine della mensa. Oh merda, ma quanti siete? Direi di far esplodere più o meno ora. Ok, credo siano andati tutti. Teoria sì. Penso di sì. E risorse? Tipo così per sbaglio. Cosa fai, Jill? Una vita? Un'erbetta? No? Un'erbetta? Erbetta? Polvere da sparo. Erbetta. Ah no, qua non c'è più una sega, bene. Il risotto con le erbette. No, mi serve un'erbetta. Perché sono messo... No, male, di più. Più di male. Bruttissima situazione, davvero. Qua c'è il gun shop di Kendo. Il gun shop di Kendo.
Abbiamo esplosivo B. Ok. Questi si combinano. Poi abbiamo... Oh, un'erbetta. Però magari... Canna lunga, fucile a pompa. Non esiste. Non esiste che non me la fai usare. Non esiste. Un attimo, stai calmo, perché non esiste che non me la fai usare, effettivamente. E ragioniamo. Ragioniamo. Ok. Ma non esiste che non mi fa usare quel... Non muoverti! Porca merda! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Ah. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smetti. Non fare cazzate. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Ok, Se devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? Ah, una cassa. Fermo. Ferma il gioco. Posa questo. Per ora non credo. Oddio. Onestamente. Combiniamo questa roba. La usiamo di corsa. Ok. E... Ma non ho un po' troppi colpi del pompa? Cioè, l'idea non è... Intanto... La chiave è appesa lì. Vista, amico. Eccola. Grazie. No, volevo più che altro... Oh, povera. Povero zucchero. Canna lunga, fucile a pompa. Più rapidamente e con più potenza. Via. E lo rende, la rende giustamente un'arma a due slot. Bella puttanata. Va bene. Giusto. E... Vabbè, salvo a questo punto. Inventario come è messo? Bah, ci sta, diciamo. Diciamo che ci può anche stare. E andiamo. Andiamo così. Abbiamo la chiave. E lui? Che meraviglia. Che soddisfazione. Che soddisfazione. Penso si possa buttare la chiave adesso. Ok, via. Questa erbetta rossa la prendo e la vado immediatamente a posare. Ok. E via. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ula, ti vedo, Ok. Stronzi loro. Ok. Facciamo in questa maniera. Ancora vivo? Cazzarola. Credo sia andato. Cioè, quanto tosto devi essere? Porca merda. Allora, apriamo qua. Sento. Ecco. Io stavo per dire sento un Mr. Charlie. Non questa merda. Merda. No, però non lisciamo perché sennò è un dramma. Bella, mi è piaciuta questa. Sai che facciamo? Te ne vai a fanculo, no? Già che mi ha dato sto colpo, mi ha un po' fatto girare le palle. Mr. Charlie! Tac. Ok. Saliamo per ora.
E abbiamo. Ok. E il grimaldello è da tenere praticamente per tutto il gioco. Nell'inventario. Munizione esplosiva, va bene. Lettera del, ra de del raditore. Dell'editore del Raccoon Times. Gentile editore, le scrivo per portarle all'attenzione un importante problema. Chiunque abbia un figlio sa bene quanto Crystal Promenade sia un luogo di aggregazione per numerose famiglie nel fine settimana. E non c'è negozio che sia popolare tanto quanto il Toy Uncle. Ruttino, non ho potuto fare a meno di notare, però, che nei giorni più forti. Nei giorni. Ok, di forte vento. Quella grande testa sul tetto del negozio oscilla molto pericolosamente. Aia! Se dovesse venire giù all'improvviso, qualche bambino potrebbe farsi male seriamente. È la terza volta che ne parlo con il responsabile. Male seriamente! Ma questi non sembra esserne affatto preoccupato. Perché bisogna sempre aspettare che ci scappi il morto prima di prendere provvedimenti? Se deve essere la testa di qualcuno a cadere, che sia allora quella del responsabile. Sbrigatevi a buttare giù quell'affare. Timothy Wiles, 69. Cos'è l'età? Il numero bello? Che cos'è questo 69 in questo caso? Boh. Allora. Ok. Merda. Ma non ti stanchi mai, porca puttana? Domanda. Aia. Un cazzo di lanciarazzi. Oh merda. Ho capito, quanti ne devi sparare? Porca merda! Brutta situazione. Perché ti ho dietro? Vabbè. Ma non è che riesco a tirarti giù, magari. Volevo capire se magari. Hai droppato? No. Ricarichiamo. Ricarichiamo. Non volevo buttare questi sei colpi, per questo più che altro. E soprattutto mi sta sulle palle il fatto che mi abbia colpito. Perché devo ripartire da qua? Per quale motivo? Vabbè, ripartiamo da qua. Quindi devo risalire sopra e riprendere. Oh, che palle. Va bene. Magari non il coltello. Ok. Boh, munizioni esplosive. Vabbè, qua. Il documento. Stavolta via, effettivamente. E andiamo. Ok. Evitiamo di farci inchiappettare dal lanciarazzi. Oh cazzarola. Va bene. Non mi colpire, per favore. Porca merda nella chiappa destra. Va bene, l'ho preso in pieno. Oh merdaccia. No. Quel mostro mi è di nuovo addosso. Com'è possibile? Pensavo l'avessi ucciso. Anch'io. Oh shit. No, Jill. Ok. Aia. Tac. Vola la pemaia. Allora, come siamo messi a insomma.
Andiamo, andiamo, andiamo. Salita scala. Muovete. Ok. Ci sei? Ho un'idea su come liberarci di quello stronzo. Interrompi nei momenti peggiori. Sì, torna alla stazione. Oh, porca merda. Vabbè, andiamo. Ok. Toy Uncle, hey. Aia. Ecco. Per caso parlavi di questa testa? Oh merda. Via. Oh signore. Direi che si può passare. Perfetto. Ah merda. Stars. Stars. No. Oh cazzo. Perché questa cosa sgamo proprio? Gene, da questa parte! Da questa parte! Carlos! Ok, ecco. Comunque non ci vuole proprio uccidere il Nemesis. Ehi, tutto ok? Cazzarola. Oh merda. Forza, andiamo via. È pacifico. Sì, non. Oh, tutte le volte che hanno l'occasione per farmi fuori. No. No. Magari la prossima. Va bene. Andiamo. Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Grazie. Beh, adesso siamo pari, no? Sei molto più coraggiosa di me. Quello ok. Che ora possiamo portare via tutti dalla città. Sì. Diciamo. Gni. E tu no? Ci sono novità. Non partirò con voi. Perché no? Ordini dall'alto. Ordini dall'alto. Se serve a salvare la città, resto volentieri. Ok. Eltfest. Ehi! Mikhail! Ottimo lavoro, sei davvero bravo. Madonna. Come dicono. Lo posso sentire? Carlos Tyrell. Conoscete i vostri Tyrell. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Zucchero. Sì. Superstar. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Ai, Nicolai. Stronzone. Settembre, ore 2:11, carrozza del treno. Non crederei davvero che quella testa d'uomo di Bard sia ancora vivo, vero? Ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Oh shit. Ecco. Perché questo stronzo non è ancora morto? È tardi.
Presto, di qua. Nicolai, che stai facendo? Che cazzo fai? Non è me che vuole. Nicolai! Ecco. Scendi dal mio treno, bastardo! Ma dovrebbe essere un momento più o meno drammatico, ma la voce di Mikhail mi fa proprio... Non... Vabbè, non ce la posso fare. Va bene, ore 2:34, cancello ovest dell'RPD. A quest'ora il treno sarà fuori città. Va bene. Con nuova fiamma. No, zucchero? È assolutamente unica. Superstar. Ok, occhi aperti. Eccoci. Adesso Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Casanova! Dici? Perché a me sembra più un cimitero. Nei panni di Carlos, ok. Pistola G18, proiettili 5.56 mm e un fucile d'assalto CQBR. Ok, un assalto. Va bene. Va bene, va bene. La sezione di Carlos. Aia. Ma magari l'altro lato. Tyrell, per favore, di qua. Ok. Brad, fermo. Sì. Facciamo no, non anche tu. Marvin, scusami. Marvin, ecco. A te sembra. Ai ai ai. Merda, è chiusa. Oh, cazzarola. Tu pensa alla porta. Io a questo stronzo. Questo stronzo, quanta violenza. Allora, diciamo che... Ok. Oh, madonna! Brad! Potresti anche... morire? Ok. Pudge. È uno Stars. Potrebbe tornarmi utile. Ah... Badge di Brad. Tessino di un membro dell'RPD. C'è scritto Special Tactics and Rescue Service. Alpha Team, Rear Security, Brad Vickers. Povero. Ok, il badge. Va bene. Va bene. RIP per Brad. Di qua niente, ok. E si torna comunque nell'RPD. Wow. Eccoci. Dov'è quello sbirro? Dov'è quello sbirro? Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Piano con le parole. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Troviamolo. Non dovevamo salvarlo. Più o meno. Allora, Da un'occhiata qui. Calma, calma, arrivo Tyrell. Ho visitato l'ufficio degli Stars. Dimmi. No, aspetta. Carlos porta qui le chiappe. Questo è sempre quello extra, ok, quindi non lo prendo. Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Ok. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Snidare e catturare. Beh, buono a sapersi. Ok. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Di contatto se scopre qualcosa. È abbastanza impreciso l'assalto. Attenzione. Certo. Anche tu. Anche tu. E vabbè, niente qua. Salviamo. Ok. E via.
Dai, ancora per una ventina di minuti possiamo tirare, dai. Prima di andare per la serranda, voglio esplorare un attimo, esatto, l'atrio. Ok. Non ci blocchiamo. Che cazzo di porte hanno qui? Ignorale, siamo qui per Barden. Cazzo di porte hanno qui? La zona sembra libera. Dicevo, è abbastanza impreciso, sì, abbastanza. Ha un reticolo bello ampio. Anche lui poteva trovare gli accessori in teoria, giusto? Non ricordo bene, ma mi sembra di sì. Da questo lato. Ula, colpo e pistola. Secondo me inizialmente con lui conviene andare di pistola. Considerando la poca affidabilità mia più che altro e dell'assalto in sé per il suo reticolo un po' così, ecco, quindi va bene. E ma si può andare, penso, perché non mi sembra ci sia dell'altro realmente. No, ok. È rossa sempre perché ci sono i due borselli che però non fanno parte del gioco base, quindi ok. Allora, che abbiamo? Nota. Utilizzo dei badge. 16 settembre 1998. A ogni membro della centrale è stato assegnato un badge. Badge. Quest'ultimo deve essere utilizzato per avere accesso alle cassette di sicurezza. È assolutamente vietato cedere il proprio badge a terzi. Si prega inoltre di evitarne gli usi impropri, ovvero in caso di smarrimento contattare immediatamente l'ufficio amministrativo responsabile della sicurezza dell'RPD. Usiamo? Yes. Vabbè, colpi dell'assalto. Va bene. Via. Aia. Oh no. Che cazzo era quella roba? Oh no. No. Da subito. Non sembrava uno zombie. No, sembrava uno zombie, no, forse con lui però se me li mettono subito così. Se l'è squagliata. Non ricordo quando. Oh merda. Ok, diamoci dentro. Ok. Perché questo movimento così wobbly come sempre? E direi andiamo. Oh la madonnina. Aia! Oh no! Mi sono bloccato, mi sono bloccato. Per favore, cortesemente, lui non ha la schivata, vero? Lui ha la spallata. Mi sono bloccato nella porta! Ma che, ma davvero? Ma seriamente, comunque? Cioè, a bloccarmi nella porta? Cos'è un'arma quella? Cosa c'era qua? Ah, là. Ah, una granata stordente. Ok. Cioè, per due volte sono andata ad incastrarmi nella porta. Va bene. Va bene. Va bene. Che abbiamo qua? Vabbè, munizioni dell'assalto. Ti, mi ricevi? Sì. Gira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Ai 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 ai. Non mi piacciono le strane presenze. Abbiamo sbloccato. Oh cazzo. Oh merdaccia secca, vero? La parte di. Oh, aiuto. Ricordo ora, la parte di Carlos effettivamente è più
estremamente più action in questo caso. Ma magari fosse una punticella più precisa sto coso. Ok. Va bene. Va bene che può aprire pure con le spallate. Almeno siamo sul normale. Non ho parole, non ho parole, non ho le parole, perdo le parole. Perdo le parole. Si finiscono. Per descrivere ste disgrazie. Che palle. Oh no, è chiuso. L'ufficio? Questo office non è chiuso però. Badge. Aia. Oh, cos'è? Mirino telescopico, fucile d'assalto. Oddio. Non sembra migliorare la situazione a vederlo. Però, piano. Lui con la pistola. Ok. Sei ancora vivo? Non più. Ok. Allora, abbiamo munizioni pistola, una cassaforte che onestamente non ho idea di come si apra. Teoricamente potrebbe valere il codice del 2, che però non ricordo, quindi sti cazzi. Non ricordo il codice del 2. E non lo ricordo, no. Qui che abbiamo? Verbale d'arresto, 20 settembre. Nome, Rodney Gray. Occupazione, disoccupato, ex elettricista. Imputazione, fabbricazione, possesso di illegale di esplosivi. Resoconto, in data 18 novembre 1998, il sospetto è stato individuato nelle vicinanze di 1442 Box Street ad avvenuta perquisizione. Ok. A seguito del ritrovamento di una modesta quantità di esplosivo e di un detonatore a tempo, è stato dichiarato l'arresto. In casa del sospetto sono stati inoltre rinvenuti più di 20 esplosivi artigianali, ancora in fase di realizzazione. Il sospetto era estremamente agitato e in evidente stato confusionale. Le risposte fornite durante l'interrogatorio erano prive di senso ed è stato necessario sospendere la sessione a seguito di un'improvvisa crisi isterica. Aiuto. Al riprendere dell'interrogatorio ha dichiarato quanto segue. Le sto solo facendo per voi. Perché vi ostinate a non capire? I morti attaccheranno con le tenebre. Un ombrello rosso e bianco. Rosso e bianco. Devo distruggerlo o nessuno si salverà. Servono più esplosivi. Sta arrivando, manca poco, dobbiamo sbrigarci. Bruciateli, i morti devono essere bruciati. Bruciati! Ok. Il sospetto poi ha iniziato a gridare e a tremare violentemente. L'interrogatorio è stato nuovamente sospeso e gli è stato amministrato un sedativo. Nota. La deposizione del soggetto continua a cambiare di volta in volta, probabilmente a causa delle evidenti condizioni di instabilità mentale. I suoi deliri rendono impossibile qualsiasi tentativo di conversazione. Siamo in attesa del risultato della perizia psichiatrica. L'esplosivo confiscato sembra essere estremamente potente. La batteria del demonatore del detonatore è stata rimossa in misura precauzionale e depositata come prova nella stanza degli armadietti di sicurezza. Agente Wes Tracker. Ok. Dobbiamo recuperare quindi, come al solito, il buon detonatore. Ok, il nostro amico detonatore. E ricreare l'esplosivo, un po' come nel 2. Va bene. Nel frattempo andiamo. Ok. Oh, merda. Salve. Liscio, 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 hit. Preferisco di gran lunga questo movimento. Sì, di gran lunga anche.
poliziotti. Non so perché, a differenza del 2, questa è una meccanica che non arrivo a capire. Il coltello non tagliuzza, quindi se io li butto a terra e poi provo a tagliargli le gambe con il coltello, gambizzarli, non funziona. Era una meccanica intelligentissima, però vabbè. Circolare interna. Ah, eccolo. Ok. Vabbè, è la stessa praticamente. Cioè, anche la nota è identica. È quella. Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Va bene. Io farei una robetta del tipo... Non penso di voler fotografare quelle cose. Del tipo. Allora, qual era la combinazione? Merda, ho dimenticato. Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Direi andiamo ad aprire semplicemente la combinazione e a questo punto la chiudiamo. Siamo a 3 ore alla fine, quindi va bene. Dov'è? Eccola qua. La cassaforte, sinistra 9, destra 15, sinistra 7. E abbiamo borsello, meraviglia. Come chiudere al meglio? Va bene, quindi torniamo un attimino là e salviamo. Allora, dov'era? Qua. Si salva. E signori, a questo punto possiamo chiudere. Anche qui sono stati fatti effettivamente progressi come prima parte. La prossima, volendo, si potrebbe già chiudere, perché il 3, ripeto, non è così tanto lungo effettivamente, quindi in due parti Ci si può uscire tranquillamente. E come sempre, ringrazio chi è in live, è rimasto fino alla fine. Vero Felix, mi sa che sei rimasto fino ad ora. Ti ringrazio enormemente. Ringrazio chi è entrato per poco, anche semplicemente per salutare. Ringrazio chi recupera tutto sto casino, tutto sto macello a seguire su YouTube, ricaricato per intero su YouTube. Ringrazio chi supporta, si sentono le 3 ore di live, ringrazio chi supporta al solito al di fuori di Twitch, al di fuori di YouTube, nella real life, e basta, e niente, quindi... Dal vostro amichevole Fulmicotone, dal vostro amichevole Carlos, è tutto. Ci si becca alla prossima.